E oggi abbiamo anche un altro, un capitano, un vero capitano. E allora io non lo annuncio, voglio che lo facciate voi. Si chiama Matteo e quindi Matteo. 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 Matteo Salvini. Onnipresente, ovunque, su tutto il territorio della Padania e non solo. Anche oggi ha tanti appuntamenti dopo questo qui a Cittadella. Ieri era al Monviso, ma cari miei, non ha preso l'aereo per venire qua. No, 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 l'aereo lo usa quell'altro. L'aereo tanto l'avete pagato voi, carissimi. E allora lascio la parola al nostro segretario federale, Matteo. Matteo. Io vi ringrazio, vediamo se Monsignor Galantino ci regala altri 15 minuti senza pioggia e se è vero. Io mi permetto di salutare da questo palco, oltre ai militanti, i tanti Don Gianni, Don Angelo, Don Bruno, che sono parroci che stanno alzando la testa e che dicono: io accolgo ma c'è un limite, perché io mi ricordo anche della mia gente, perché è facile spalancare le porte della parrocchia per chi arriva dall'altra parte del mondo, quando magari a 50 metri da quella parrocchia da anni c'è un italiano che dorme in macchina, che non trova le porte aperte da parte di nessuno. E quindi a me piacerebbe che le porte aperte fossero sempre aperte per tutti. E se per caso fosse vero, come diceva una signora prima, che il parroco di Cittadella stamattina, durante una delle messe, ha detto che non è un cristiano che può recitare il Padre Nostro, colui che non ospita un immigrato è la persona sbagliata al posto sbagliato, perché non è lui che decide chi recita il Padre Nostro e chi è un buon cristiano. Io amo la Chiesa che lavora tanto e che parla poco e magari non va in televisione. Io amo la Chiesa che va in Africa e magari ci rimette la pelle laddove i cristiani sono perseguitati. Io amo quella parte di Chiesa che si preoccupa anche del fatto che non possiamo avere il tasso di natalità in Niger 6 volte quello dell'Italia. Quindi pensiamo alle anime di Cittadella, ma proviamo anche a pensare a dare un futuro equilibrato, sereno e di convivenza a tutto il mondo, altrimenti nel 2050 la manifestazione in piazza a Cittadella la fanno gli immigrati, parlando della loro di autonomia e della loro di indipendenza, e saremo noi la minoranza in casa nostra a dover difendere la nostra lingua, il nostro lavoro, i nostri diritti. Ebbene, io accolgo, ma questa è casa nostra, non è casa di qualcun altro. Ci vorrebbero un po' più Oriana Fallaci, un po' meno Monsignor Galantino da queste parti e il mondo sarebbe probabilmente migliore e più solidale. E il 29 settembre io porterò il vostro saluto ai cittadini che incontrerò in Nigeria, ai ministri che incontrerò in Nigeria, dove andremo con una delegazione di imprenditori italiani, perché la battaglia si vince là. La battaglia si vince permettendo all'Africa di crescere e svilupparsi come continente senza far annegare i suoi figli in mezzo al mar Mediterraneo, perché l'Africa in Italia non ci sta e quindi i soldi spesi bene sono i soldi spesi là, non i soldi spesi qua per arricchire qualche cooperativa. Pensate che alle porte di Milano, ci sono andato 15 giorni fa, tanto sono solidali quelli delle cooperative
che visto che ospitano centinaia di immigrati da parecchi mesi, coi soldi che voi gli avete dato per ospitare centinaia di immigrati alle porte di Milano da parecchi mesi, si sono comprati l'albergo dove ospitano questi immigrati. Noi ce lo diciamo sottovoce, ma secondo me 2 su 3 di quelli che dicono accogliamo, 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 lo fanno perché ci guadagnano un sacco di soldi, non perché sono generosi. E a me piacerebbe che quegli alberghi fallissero domani mattina, perché uno che ha bisogno di riempire il suo albergo, il suo ristorante di clandestini, non è capace di fare il suo mestiere e danneggia tutti gli altri imprenditori normali. E chissà se anche per loro valgono gli studi di settore, ci sono i controlli della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate, come per tutti gli altri imprenditori e commercianti. Però sull'immigrazione la chiudo qua, perché qual è il tentativo in Italia e in Europa? Quelli della Lega non potranno mai governare, perché si occupano solo di rom e di immigrati. Rom e immigrati clandestini sono un problema risolvibile in un mese. E poi a me piacerebbe, dopo aver sgomberato tutti i campi rom abusivi, occuparmi dell'Italia che lavora, occuparmi del Veneto che lavora. Facciamo una scommessa, occuparmi di quello su cui Renzi sta fallendo, la buona scuola. Domani ricomincia la buona scuola. Facciamo una scommessa che grazie a questa buona scuola, che facendo una citazione dotta da Fantozzi è una cagata pazzesca, scommettiamo che domani ci saranno migliaia di cattedre vuote, perché la buona scuola che sposta decine di migliaia di insegnanti da sud a nord domani avrà migliaia di cattedre vuote e migliaia di certificati di malattia e migliaia di studenti senza professore in classe e milioni di euro da pagare perché quella cattedra viene pagata 2 volte col titolare e col supplente. La facciamo questa scommessa? Andate in classe da vostro figlio domani a vedere. Vi faccio l'esempio della provincia di Milano, proprio 800 insegnanti di sostegno per gli alunni disabili in provincia di Milano, 800 cattedre grazie alla buona scuola assegnate al 95% da insegnanti che arrivano da fuori provincia di Milano. Facciamo la scommessa che su questi 800 insegnanti domani più della metà non sarà in classe con buona pace dei bimbi disabili di Renzi e della sua fottutissima buona scuola che è fatta solo per raccattare voti e si è dimenticata di 70.000 insegnanti precari, abilitati e che lavorano da 10 o 15 anni e che rimangono a casa da domani. E questa è l'Italia che non funziona, a cui noi vogliamo dare voce. Abbiamo dei giovani straordinari. A me piacerebbe tornare al governo con la Lega, perché non è possibile che le università italiane sfornino dei bravissimi medici, dei bravissimi avvocati, dei bravissimi ingegneri, dei bravissimi infermieri che per trovare uno stipendio decente devono andare a Londra, devono andare a Berlino, devono andare a New York, devono andare a Shanghai. Teniamocela qua, è la nostra ricchezza. Se perdiamo questi giovani e recuperiamo i Balotelli, non andiamo da nessuna parte. Questa è la nostra ricchezza. I ragazzi su cui investiamo, che sono il futuro delle nostre aziende, delle nostre università. Ma d'altronde, come farebbe la sinistra altrimenti a dirci, però fortuna che arrivano gli italiani, perché sennò gli immigrati non farebbero certi lavori che gli italiani non fanno. E una signora mi diceva: ma sai quanto danno allora per far la vendemmia in provincia di Verona quest'anno? 2,50 euro. 2,50 euro è lavoro o è schiavismo? Io non voglio che i nostri figli si preparino a diventare schiavi a tempo determinato, impossibilitati a sposarsi, a mettere su famiglia e a uscire di casa perché non trovano un straccio di posto di lavoro pagato normalmente. Non pretendiamo 30 euro all'ora,
ma quando tu hai centinaia di migliaia di disperati pronti a svendere la propria fatica per 3 euro, dove vai? E questo vale per il lavoro nei campi, vale per i camionisti, vale per i muratori, vale per gli infermieri. Non è possibile avere in alcune case di riposo delle infermiere che non parlano una parola di italiano e che non capiscano cosa gli chiedono i nostri anziani, perché sono disposti a lavorare 7 giorni su 7, senza vincoli, senza tutele, senza orari. Non è questo il mondo che io penso per i nostri figli. Io penso a un mondo più normale. L'aggettivo vincente che io uso e vi prego di usare è normale. Normale. Noi sogniamo un Veneto normale, un'Italia normale, un'Europa normale, che si occupa di che cose e le fa bene, e che non viene a dirci che il formaggio si può fare con latte in polvere. Se lo mangia la Merkel il formaggio con latte in polvere, noi preferiamo mangiarci il formaggio fatto con latte vero, e se lo accompagna anche con un Würstel, se le piace il formaggio con latte in polvere. Renzi è qua come curatore fallimentare. Lui è pagato per svendere quello che di sano è rimasto in Italia. Quando sentite al telegiornale come 13ª notizia, perché voi non dovete capirlo, voi non dovete preoccuparvi, che si vende il 40% delle Poste italiane, a voi non deve interessare, secondo lui, e fa niente se molti di voi hanno i risparmi nelle Poste italiane, fa niente se stanno chiudendo centinaia di uffici postali, soprattutto nei piccoli paesi, alla faccia dei soldi vostri, perché è pronto il finanziere tedesco o americano, amico di Renzi, a venire a comprarsi i frutti del vostro lavoro. Non dobbiamo permetterlo, perché sono i sacrifici dei nostri padri e dei nostri nonni, che non possono essere svenduti domani mattina senza lasciarci nulla, mentre ci sono 3.000 terremotati emiliani che da 3 anni vivono nei container e di cui non fotte niente a nessuno. Dove sono i Monsignor Galantino quando si tratta di dare un tetto a queste famiglie in Emilia o in Veneto o in Toscana? O quando si tratta di ricordarsi di Giovanni, che ha una sfiga, è italiano. Giovanni ha la sfiga di avere 46 anni, di essere separato con 2 figli minori, di essere stato sfrattato, di essere disoccupato, di essere abruzzese, e quindi siccome ha la colpa di essere abruzzese e di non essere sbarcato l'altro ieri, vive in macchina da 3 anni. Vive in macchina da 3 anni. Mi piacerebbe che il vescovo del suo paese, che ha aperto le porte a una famiglia di immigrati, trovasse 10 metri quadri anche per Giovanni, se non gli dà fastidio avere anche un italiano che dorme nei locali della sua curia. Perché poi ci vogliono far litigare, ma non c'è gente che vuole litigare qua. Roberto, tu vuoi litigare. Luca, tu vuoi litigare. Nessuno. Noi vorremmo vivere in pace. Vorremmo andare ai giardinetti facendo cose normali, mandando i bambini sullo scivolo, senza qualcuno che ti piscia sullo scivolo. Vorremmo prendere il treno la sera senza il porto d'armi. Perché prendere il treno a Milano, a Padova, a Roma, a Bologna o a Brescia non deve essere la ruota della fortuna. Io sento delle conversazioni, mi è capitato la settimana scorsa, mia figlia è arrivata alle 10 in stazione centrale a Milano ed è tornata a casa. Tua figlia è scesa dal treno ed è riuscita a tornare a casa. Un successo da grande paese civile. Questo perché accade? Accade anche e soprattutto perché gli uomini e le donne, a cui va sempre il mio ringraziamento, che noi paghiamo per tenere in ordine le nostre città, non si sentono sicuri e non si sentono protetti. Proteggere, aiutare ed equipaggiare polizia e carabinieri è una priorità per un paese normale.
dovrebbero poter fare il loro lavoro senza l'ansia di essere denunciati. Io ero a Marina di Pietrasanta giovedì in Toscana, ho incontrato un poliziotto che mi ha detto: Salvini, io sto avendo dei problemi. Quest'estate c'è stata una sparatoria sul lungomare di Viareggio, in mezzo alla gente, in pieno pomeriggio. Un'auto con 3 rapinatori sfrecciava, finita la rapina. Una pattuglia della polizia l'ha vista, li ha inseguiti. L'auto dei ladri ha speronato 2 volte la pattuglia della polizia. Sono riusciti a farli fermare e sono scesi in 3. Uno dei 3 malviventi ha sparato 4 colpi. E qual è stato l'errore del poliziotto, secondo lo Stato italiano? Che ha sparato anche il poliziotto. Probabilmente doveva aspettare di essere colpito, doveva aspettare di essere ferito o ammazzato. E il poliziotto che ha sparato e ha contribuito a catturare uno di quei ladri è stato demansionato. In un paese normale un poliziotto che spara e ferma un raffinatore viene premiato, viene promosso e viene encomiato. Non viene cambiato d'ufficio perché si è difeso e ha difeso la sua gente. Ma non ci dovrebbe essere bisogno di dirlo in piazza Cittadella la domenica pomeriggio. Ma voi vi rendete conto che stiamo male? Stiamo battendo le mani a uno con una maglietta che dice che se il poliziotto si difende ha diritto di farlo. Ma vi rendete conto in che livello di follia ci stanno portando? A essere persone normali bisogna vergognarsi. Stanno facendo una campagna mediatica usando i giornalisti peggiori d'Italia ed Europa, perché la classe giornalistica italiana, e lo dico da giornalista, è penosa, è penosa. Io leggevo sul Mattino di Padova di oggi che, siccome è stato minacciato da qualche anonimo il presidente della provincia di Padova perché si occupa solo di immigrati, di chi è colpa? Della Lega. Se fra poco piove, di chi è colpa? Se non vi funziona la lavatrice, di chi è colpa? Ragazzi, c'è un limite a tutto. C'è un limite a tutto. La violenza non deve esistere. Le minacce non devono esistere. Ma le vittime di violenza, e penso a una delle ultime sezioni della Lega attaccate e imbrattate a Monselice in provincia di Padova, gli unici violenti sono a sinistra e hanno il volto coperto e usano il braccio armato di quei imbecilli dei centri sociali per andare in giro a rompere le palle. Ruspa per i campi rom e per i centri sociali quando abbiamo finito con i campi rom, e andate a lavorare voi a vendemmiare a 3 euro all'ora con i vostri amici clandestini invece di rompere i coglioni alla gente normale. Questo fa un paese normale, altro che è colpa della Lega. Io sono stufo. E stanno facendo una campagna stampa. Ma che neanche l'Istituto Luce di Mussolini. Ma voi li state guardando i telegiornali? Stazione di Monaco, centinaia di tedeschi esultanti per l'arrivo degli immigrati cantano. Cazzo, portateli stazione centrale a Milano o a Padova, centinaia di tedeschi, e poi vediamo come cantano. E ieri c'erano migliaia di italiani da Venezia a Milano a piedi nudi. A parte i problemi per l'inquinamento ambientale, ma il mondo al contrario. Il profugo, colui che scappa davvero dalla guerra, è un mio fratello e deve avere le porte aperte da me e da voi come per chiunque altro abbia bisogno. Questo le televisioni non lo manderanno in onda perché è scomodo, ma la mia televisione siete voi. A me servite voi, non il TG1, il TG31, il TG41, il Corriere e la Repubblica. Li uso per incartare il pesce certi giornali. Io preferisco avere voi piuttosto che certi giornali pronti a scrivere quello che gli pare. Il profugo vero è un mio fratello, ma ci vuole equilibrio.
ci vogliono limiti, ci vogliono regole. Lo diceva Monsignor Biffi. Il vero cristiano non è quello che dice dialogo con tutti. Ed aveva ragione Monsignor Biffi, provate a pensarci, quanti dicono bisogna dialogare con tutti? Perché quelli che dialogano con tutti, diceva Monsignor Biffi, è perché non hanno un'idea. Quello che non ha un'idea dice dialoghiamo con tutti. Tanto io non so chi sono. Ragazzi, non si può dialogare con tutti. Io mi ricordo quel genio dei 5 Stelle che diceva che con l'ISIS non servono le bombe ma serve il dialogo. Vai te in Siria a dialogare, vai, auguri, portati Grillo e Casaleggio e fate un bel dialogo col califfato islamico. Io preferirei bombardarli, quelli che crocifiggono il prossimo e bruciano vivi gli esseri umani. Tu dialoga e vediamo se torni a casa. Se però ti tengono là, io il riscatto non lo pago, perché se andate a dialogare te lo paghi te il riscatto. Con certa gente non si, con certa gente per cui siamo infedeli, siete infedeli, cosa vuoi dialogare? Con qualcuno che dice quello che non si è riusciti a fare con le armi, riusciremo a farlo con le pance delle nostre donne e i soldi pubblici che i vostri amministratori locali, grazie alle vostre leggi idiote, sono costretti a darci, perché per l'immigrato con 16 figli finto disoccupato il contributo del comune ci deve essere. Con l'italiano che cerca di mettere al mondo il primo figlio il contributo non c'è, perché purtroppo è italiano, è veneto, è padovano, è trevigiano, è vicentino, cosa vuoi che sia? Sai che bello aiutare quello con 16 figli che non si pone il problema di cosa dar da mangiare a quei 16 figli? È questo. Quando settimana scorsa ci hanno detto che una grande agenzia Bloomberg, spero che nessuno di voi ci abbia a che fare, Bloomberg ha deciso che in Europa nei prossimi anni servono 250 milioni di immigrati per pagare le pensioni. Ma io penso che neanche Hitler fosse arrivato a tanto. È in corso il tentativo di genocidio dei popoli che vivono in Italia e in Europa, che qualcuno vuole sostituire con i popoli senza radici che arrivano dall'altra parte del mondo. C'è bisogno di 250 milioni di schiavi per pagare le pensioni agli italiani. E poi quel verme di Renzi trova tempo per fare tutto, e la riforma del Senato, e la riforma della Costituzione, e le unioni gay. Poi quando arriva alla fine fa le pensioni, ma pensioni nel 2018. Delle pensioni riparliamo nel 2018. Questo è un oltraggio a milioni di italiani e noi con i nostri deputati e i nostri senatori, a nome vostro, martedì torniamo a occupare il Ministero dell'Economia a Roma per cancellare quell'infamia della maledetta legge Fornero, maledetta la legge, maledetta chi l'ha proposta e maledetto anche chi l'ha votata. E qua dedico 30 secondi senza spirito polemico a coloro che sono nostri alleati in regione e in molti comuni. Dedico 30 secondi di riflessione a Forza Italia, perché io sto facendo esercizio di pazienza e di virtù da alcuni mesi, dicendo le porte della Lega sono aperte, noi non vogliamo fare tutto da soli. La priorità è mandare a casa un governo abusivo e far cambiare mestiere a Renzi, Alfano e alla Boldrini. Questo è sicuro, questa è la priorità per rilanciare il lavoro in Italia. Però, e ve lo dico sottovoce, sono anche stufo del fatto che la Lega, grazie alle sue e alle vostre battaglie, stia crescendo, stia volando, stia arrivando a livelli che non avevamo mai vissuto prima, stia riempiendo piazze in tutta Italia con migliaia di ragazzi di 16, 17 e 18 anni che si stanno avvicinando perché vedono in noi un futuro concreto, diverso e migliore, soprattutto per loro. E mentre noi ci facciamo il mazzo e facciamo anche dei passi indietro,
non vogliamo fare tutto noi, l'abbiamo visto in Liguria. Facciamo anche dei passi indietro perché ci teniamo a creare un gruppo, però io lo dico in tutta serenità, ho finito le guance da forgere. O Forza Italia decide che cosa vuole fare da grande, oppure il treno passa e andiamo avanti da soli, perché non è possibile. È questo sì, è questo no, è forse, e vediamo. E Renzi lo appoggio, e Renzi non lo appoggio. E però a noi dicono interessa la legge elettorale, chi se ne strafotte della legge elettorale. E leggevo oggi che Forza Italia dice però non si può uscire dall'ANCI. Perché cosa facciamo fuori dall'ANCI? Ma cosa cazzo fai dentro l'ANCI? Stai fuori che risparmi due soldi. Perché devi fare il reggimoccolo di Renzi e di Fassino? Perché? E però Salvini ha detto ieri Gasparri, Salvini non può fare il candidato premier di tutto il centrodestra. Magari ha ragione, probabilmente ha ragione. Mi spoglio e spoglio il ragionamento da ragionamenti personali. Magari ha ragione. Ma perché dice? Perché la Lega esagera. La Lega esagera. Ma noi siamo anche troppo buoni per quello che ci stanno facendo a Roma e a Bruxelles. Noi siamo ancora troppo educati e per bene. La Lega esagera. Però non si può mettere in discussione l'Europa, mi dice Brunetta. Non si può mettere in discussione l'Europa. Ma se tu sei in una gabbia di matti che ti sta distruggendo l'agricoltura, la pesca, il commercio, l'industria, il turismo, o l'Europa cambia completamente, la disfiamo mattoncino per mattoncino e la ricostruiamo da capo, più piccola, più compatta, più omogenea e più orgogliosa, o se dobbiamo morire perché l'ha deciso un burocrate di Bruxelles, meglio soli che male accompagnati, non ce l'ha ordinato il dottore di morire di direttive europee. Se votano gli inglesi l'anno prossimo per uscire dall'Europa. E il mio pensiero va, a proposito di libertà e di autonomia e di indipendenza, al milione di catalani che hanno gioiosamente riempito le strade di Barcellona per dire facciamo da soli che facciamo meglio. Quindi lo dico con tutta la bontà e l'apertura possibile a chiunque voglia essere nostro alleato. Idee chiare, coraggio e una sola faccia. Onestà, trasparenza, concretezza, e chi vuole mandare a casa Renzi a novembre avrà l'occasione di farlo, 6, 7, 8 novembre, 3 giorni di liberazione nazionale, da nord a sud, passando per Cittadella, di cui dovrete essere protagonisti, davanti alle banche, davanti alle sedi dell'INPS, dell'Agenzia delle Entrate, davanti ai benzinai, davanti ai tabaccai, mettendo a dieta lo Stato. E consumando e comprando solo e soltanto prodotti italiani. Mangiamo e consumiamo prodotti fatti nelle nostre terre, dalla nostra gente. Le arance marocchine se le mangia Renzi, il riso del Vietnam se lo mangia il figlio di Renzi e la mesa del Sud America se lo mangia la moglie di Renzi. Perché noi vogliamo le cose prodotte con la fatica e il sudore della nostra gente, certificate, buone, sane, genuine. E poi l'8 novembre, qualcuno di voi ha impegni per domenica 8 novembre? Invece ce l'avete l'impegno per domenica 8 novembre. Qualcuno di voi ha una mezza giornata da dedicare al futuro dei suoi figli per riempire, liberare il cuore del sistema rosso? Tutti a Bologna domenica 8 novembre, in casa della Coop, della CGIL, della mafia rossa che se ne fotte dei lavoratori e si occupa dei banchieri. E noi li mandiamo a casa se voi ci siete. È chiaro che chi non sarà a Bologna domenica 8 novembre, poi non è che viene da Salvini, da Zaia o da Maroni a dire cosa facciamo di quell'assessorato o di quel sindaco. Quell'assessorato e quel sindaco vanno sudati, meritati, con coerenza, con onestà e con coraggio. Ormai non è più tempo di stare in mezzo, o di qua o di là.
o con Renzi, Alfano, i banchieri e la Merkel, o con il popolo. E io, sapete di cosa sono convinto? Che voi siete maggioranza, che noi siamo maggioranza, che quelle che Renzi chiama bestie sono sì bestie, perché spesso e volentieri le bestie, e penso ai cani, sono più intelligenti, educati e fedeli degli esseri umani e meno disposti a leccare i piedi di qualcuno che va in giro scalzo perché è chic e che da milionario dice io apro le porte della mia villa e poi magari paga le tasse in Svizzera da milionario per aprire le porte della sua villa. Gente normale. Abbiamo bisogno di gente normale e io vi ringrazio perché siete una scommessa che stiamo vincendo e quando vinceremo ci ricorderemo giornate come queste, dove chiediamo i 2 euro per chi se li può permettere di offerta per tenere accese le frequenze di Radio Padania Libera che Roma vorrebbe spegnere domani mattina, ma che rimangono accese se voi ci date una mano, perché noi banchieri e finanziatori strani non ne abbiamo, perché le nostre campagne elettorali non le finanziavano Buzzi o Carminati, perché noi amiamo la gente per bene. E secondo me Bruno Vespa ha fatto bene a invitare i Casamonica, perché è giusto che gli italiani vedano chi ha i milioni di euro in tasca in Italia e li prende pure per il culo. Io i Casamonica li farei vedere a reti unificate tutte le sere per svegliare quelli che dormono, perché c'è bisogno di svegliare quelli che dormono. E penso e chiudo alle associazioni di categoria, a quelli che dovrebbero rappresentare Confcommercio, Confartigianato, Coldiretti, Confagricoltura, o di qua o di là. Nei primi mesi di quest'anno hanno chiuso 30.000 negozi in Italia. 30.000 negozi. Voi avete sentito qualcuno protestare? Negli anni della crisi hanno chiuso 100.000 aziende agricole. Qua dovrebbe esserci la rivoluzione. La rivoluzione pacifica, ma in Italia c'è bisogno della rivoluzione, non di mezze misure, mezze riforme o mezze robette. E se non la fanno loro, la facciamo noi insieme a voi. Grazie, viva la Lega, viva il Veneto, viva Cittadella. E da domani parlate, parlate, parlate. 6, 7, 8 novembre, 3 giornate di liberazione nazionale e si riparte puntando sui nostri giovani che da nord a sud devono costruire il nostro futuro senza essere costretti a scappare dall'altra parte del mondo. Grazie, viva la Lega! Matteo Salvini! Matteo Salvini! E adesso per chi ha tempo e voglia, visto che prima del derby manca qualche ora, vado a incontrare i cittadini di un comune padovano che si chiama Bagnoli, dove qualcuno vorrebbe mandare alcune centinaia di immigrati. Teneteveli a Roma se volete, o in prefettura queste centinaia di immigrati, e ce lo diciamo sottovoce, quando torniamo al governo, il primo ente inutile che andiamo a chiudere da nord a sud sono le prefetture e i poteri di ordine pubblico vanno ai sindaci, che sanno fare meglio il loro mestiere rispetto a qualche prefetto che magari neanche parla l'italiano.